In questo video, ragazzi, spareremo un maxi carico di fontane tutte quante in cima al palo. Lassù vedete già uno dei vulcani pronti al tiro e là sopra spareremo tutto quanto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Pirotecnica Torretta, io sono Nico, in camera abbiamo Samu. Bella ragazzi. E sul palo abbiamo la fontana. Sì. Allora, come al solito... È il treno. Come al solito, se io urlo perché mi ricordo che ho il coso qua, ma abbassiamo la voce. Salutiamo il popolo del Sibra. Ciao ragazzi. Ciao popolo del Sibra. Grazie di superare tutti i nostri video. Ricordatevi che chi metterà il commento Sibra a fine anno verrà eletto per vincere 1000 euro di prodotti da Samu. Quindi ve li pagherà Samu di tasca vostra. Contateci tasca ragazzi, 1000 euro di Monopoli. Però potrebbe arrivare un contest per i super a breve, quindi potrebbe stare. Rimanete live. Allora, bando alle cagate. Vai, andiamo a vedere. Io sono Nico, lui è Samu, non so se l'ho detto, lo ripeto. Tutto questo l'abbiamo preso da Peerworks, codice sconto, PLT5. E sono tutte fontanelle. Sì, insomma, queste erano belle, le butterfly che duravano decentemente. Pesano un fottio, infatti. Certo. Categoria 10 grammi l'una? 10 grammi l'una sono delle cacatine nanoscopiche. Però pesano effettivamente. Ragazzi, 10 grammi secondo me potrebbero dare grandi soddisfazioni. Sì, sì, sì. Anche perché, per dirvi, questa qui che sembra tipo 10 volte più grande, che secondo me comunque è carina, ha un effetto pazzesco l'Happy Spring. Però sono 28 grammi. Quindi è come se fossero, non so, 3 di queste alla fine. Quasi 3. Sì, dovrebbero essere 3, ma mi sembra meno. Sì, sì, sì. Però, detto questo, voi non ve ne frega niente, quindi io vado avanti col Vulcan, che è Vulcano Sherry. Vulcano vero, perché già questa è tanta roba. Sappiamo che noi siamo fissati con 80 grammi. Non come i fungo stregato dell'anno scorso. Capiamo che sono 80 grammi, signore, quindi iniziamo ad andare su di livello in maniera importante. E poi abbiamo la fontana dolce primavera. Allevi qua. 192 grammi. In quella posizione era un po' brutta. Cancella 192 grammi. Cancella taglia. In cima al palo. Le vedono i colleghi. Salutiamo. Sai chi voglio salutare? Che dice che ci guarda sempre i video. Vediamo se è vero. Vai. Saluto Marco. Davvero? Che dice che guarda sempre i video. Vediamo se verrà in ufficio a dirmi: ah, mi hai salutato. E saluto anche Parravicini, anche se lui guarda più TikTok di solito. Però. È più uno del popolo di TikTok. È un po' del popolo, è un popolo del super. Però, ma sai che allora io vorrei salutare due iscritti che ci seguono sempre sempre. Intanto faccio una carrellata mentre che vado su YouTube per andare a beccare il nome preciso di YouTube. Saluterei e ringrazierei Mycidian Rabbit. Grande Mycidian Rabbit. Che ci segue, non so se si pronuncia così il nome, spero di sì, che ci segue sempre. Grazie di commentare, grazie di condividere i video, grazie di seguirci. E altro che ce l'ha proprio chiesto di salutarlo, salutiamo Fireworks Channel Italy, grazie di seguirci, grazie di condividere i video e grazie di essere spesso il primo sotto i video. Let's go! Spesso anche prima di me, non so come fare. Ragazzi, facciamo un bel super per questa gente che ci segue, che è dall'inizio, ragazzi, da sempre, davvero. Ci dà una grande mano. Torniamo con Samu in Vai. Cam. E niente, direi che abbiamo fatto vedere un po' i prodottini che abbiamo. Come li spareremo? Direi che c'è poco altro da fare. Si è sentito, dici? Sì. Un piccolo ruttino. Ha un piccolo rottino. Dici che si è sentito? Io ne farei uno grande per sicurezza. No. Andremo a spararceli tutti fissati là sopra, ragazzi. Sarà una cosa epica. Detto questo, ciancio alle bande e fuoco alle polveri. Andiamo a sparare. Molto meglio. Allora. Senti meglio, Chanteclair. Accendo questa? No. Sbagliato. Accendi questa. Due? Perché una l'abbiamo già fatta in live. Bravo. Destra e sinistra. Bravo, mi sembra corretto. Iniziamo questo video, ragazzi, in cui spariamo le fontane appese. Che bello è! Belle! Anche in orizzontale non male. Molto carine! Ma vuoi fare il cono che ce l'ha in cima? Già, se me lo dici così... Se me lo dici così, mi arrampico e vado a farlo. Scotta? Zio Bricco se scotta. Questo sarà figo. Occhio al ginocchio. C'è. Morto.
Oh, è quello oro! È quello oro! Speravo un po' fosse l'altro, devo essere onesto. Perché questo si vede veramente poco. Ma è acceso? Sta partendo, secondo me. Eccolo! Ah, eccolo! Ora c'è! Sale, 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 questa musica animale, ta 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 da ta da da. Bello! Forse non il più adatto da sparare. Oh! Oh! Ma! Super! Super! Forse ecco, non il più adatto da sparare là in cima perché ha un effetto troppo delicato. Però un bel finale. Molto figo, sì, sì, sì. Cosa ci facciamo? Ma prendiamo queste qua con lo scotch angolate? No. No? Sì. Dove? Sul palo. Eccolo, l'ingegnere... L'installazione. Ingegner cane. Ingegner minchione, mi passi anche lo scotch? Certo. Grazie. Ingegner cane all'opera. Fu così che fu denunciato. Sì, e morì bruciato nelle sue stesse fontane. E siamo qui il 13 di giugno a fare video per voi, in una serata di... Aspetta. A fare stronzate per voi, in una serata di... Guarda Samu che mi chiede le cose ma io non gliele passo, così rimane lì appeso per mezz'ora. O ancora meglio, manda su te. No, no, io non, non posso rischiare denunce. In da rampa! Fontana in bocca, come i veri pirotecnici. Ma zio, a Pestum uno ha acceso la cosa diurno con una sigaretta, signori. Lo roba scuro che se saltava violento qualcosa morivamo tutti con la sigaretta. Lo scuro violento con una sigaretta. Allora, okay. Se tutto va bene... Facciamo una Vai. Cosa epica. Se tutto va male, facciamo una stronzata. A pizza nel dubbio. Buttati, buttati. Epica. Oh! Yeah. Epico! Cazzo, sta cadendo sui fuochi. No, sul tuo cappellino. Bello! Ma bellissimo! Super, come direbbe il mio amico tedesco. Cioè il mio cappellino è incenerito. Bellissimo. Però Samu, cosa ne pensi? Bello, bello, bello. Veramente figo, nuovo modo ufficiale per sparare le fontane. Boom, boom. Lo confermerei col vulcanone? Confermalo. Questo qua dovrebbe avere l'altro effetto, quello figo da sparare in cima al palo. Che te devo di, Nicolò, siamo qui, spariamo. E appizzacelo. E appizza sto vulcanone. È un po' faticoso, devo dire, però, come metodo. Bello! Vieni indietro. To. Fia, si vede tutta la caduta, ragazzi. I petali fino a terra. Super, 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 super. Madonna! Possiamo dire che abbiamo fatto un cono di 6 metri? Siamo di più forse. Sì, forse di più, anche 7 forse. Include la barba dall'eccitazione. Così tanto? Oddio. Non so se sentirmi. Questa ne proviamo, una normale, dai. Vai, e poi due che vengono in fuori. Dai, ci sta. Nel posto di... Già mettile nel loro... Mettiamoli già al loro posto. Già in da rampa di lancio? Ecco. Vai, happy spring. E pizzaci. Happy birthday! Oh. Oh. Questo è un bel effetto però, eh? Sì. Happy spring e gran bella fontana. Wow! Oh. Not bad! Molto carina! Posso dire che un po' da dire. Ho paura di vedere queste due insieme adesso? Sì, vabbè, fammi, amen. Niente, vai pure, sì, sì. Perché? Le cuffie? Sì. Servono? Sì. Dove sono? Non lo so. Appesi! Let's go, ski! Questa spinge! Questa è bella di fontana. Va che roba! Arriva!
Arriva! Arriva! Eccola! Bella! Bad. Molto belle queste fontanelle qua, veramente molto carine. Sì, non male. Per quello che andiamo costano, a ripulire la zona. Si difendono e direi di andare col gran finale. Signori. Sta già riprendendo? Sì, stiamo già riprendendo. Ottimo. Spegniamo. Via! Questa è epica, secondo me. Va! Oh! Mica cosa spinge? Cosa è successo? Oh! No, l'ho trovato! Bello i flash! Starà andando da questo lato adesso? Sì. Girata intorno al palo. Si sta girando attorno al palo. Bella anche appesa al contrario, non sì. Me l'aspettavo così carina. Sì. Divina da dire, ragazzi, commentate nei commenti cos'altro dovremmo sparare al contrario. Quali altre fontane anche. Carina. Not bad, not bad. Preferisco di più però sparate verso l'alto. Sì, adesso. Sì, tutta la vita. Tutta la vita. Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Vabbè, dopo andremo a recuperarla, sì. Ragazzi, io direi, cos'altro volete che vi spariamo in cima al palo? Voi ditecelo che noi lo facciamo per voi. Solo per voi, noi faremo quello che ci dite.